focalizzandosi troppo sull'apparire, impariamo a vederci noi stessi negli occhi degli altri. Ed impariamo che l'immagine di noi stessi è più importante delle nostre capacità o del nostro carattere o del nostro comportamento. E appunto, è dal momento che noi verremo giudicati in base a ciò che alla nostra immagine e non in base al carattere, tenderemo a focalizzarci sul nostro aspetto esteriore, sull'immagine che noi abbiamo verso gli altri. Possiamo un po' riassumerlo in questa figura. Questo tipo di società porta poi a delle conseguenze, quindi appunto Galimberti continua dicendo: laddove un seno reclamizza un telefonino e un paio di cosce un'automobile di lusso, allora dobbiamo dire che il mondo delle merci e la pubblicità sono diventati i veri proprietari del corpo. Cioè, quello che dice Galimberti è: quando noi vediamo le pubblicità, che ne so, del telefono, e vediamo accanto una persona che si denuda, chiaramente ci viene a chiedere ma cosa c'entra l'uno con l'altro, no? Allora Galimberti dice, e vabbè, chiaramente sono accostati uno insieme all'altro per attirare la nostra attenzione. Galimberti però dice, è proprio per questa logica, vediamo come sono le merci che hanno il nostro corpo, sono le merci che ci comandano, perché ci portano a far sì ad avere quelle posizioni lì, a fare queste cose qui. Tu stai capendo? Ok, alhamdulillah.